Le donne e la costruzione della città moderna. Questo è il titolo dell'iniziativa che si è tenuta domenica mattina, sin dalle 10:30, di fronte al santuario del Cristo Nero, qui a Caltanissetta. Sono state raccontate le storie di donne e di scelte coraggiose che si sono intrecciate con il percorso storico della città nissena dal 1100 ad oggi, le cui vicende sono poi state ulteriormente approfondite grazie agli interventi della storica Rosanna Zaffuto Rovello e della giornalista Fiorella Falci, interventi moderati da padre Alessandro Rovello. Importante excursus che ha restituito al numeroso pubblico presente il valore delle donne che hanno fatto la storia della città. Dobbiamo considerare due punti di vista diversi. Da un punto di vista della vita politica o della vita militare, la donna è assolutamente inesistente nella città. Dicevo, sexu femineo impediente, impedita dal solo fatto di essere donna, le donne della città non hanno avuto un peso. Ma d'altra parte, dall'altro punto di vista, le donne hanno costituito quel nerbo, quella forza morale, spirituale, umana, antropologicamente fondata, che ha cambiato il piccolo borgo rurale che era Caltanissetta nel Medioevo, facendola diventare una città moderna. Iniziativa ideata e realizzata dai presidenti dei quartieri del centro storico che hanno tenacemente lavorato alla buona riuscita con il patrocinio dell'Ufficio Cultura della Diocesi di Caltanissetta. Le donne nissene hanno cominciato ad emergere nello spazio pubblico proprio intorno alle opere di solidarietà. Hanno abitato la storia sociale ben prima della storia politica, ben prima di poter accedere alle istituzioni. Questo è il senso delle donne che si sono impegnate nelle organizzazioni solidali vicine alla Chiesa, che per secoli è stata l'unico spazio pubblico agibile per le donne. Questo è il senso delle donne che si sono impegnate nel sociale e in politica, soprattutto nel Novecento, soprattutto in questa città, intorno alle lotte per i diritti e alla questione della dignità dei lavoratori dello zolfo e delle loro famiglie. Oggi le donne non hanno più limiti nella possibilità di accedere a tutti i campi della vita pubblica e del potere, e potrebbero essere protagoniste di un'idea di potere che scardina quella attuale. Un momento di riflessione, ma anche un omaggio alle donne che hanno costruito la storia sociale, politica ed economica della città.